Allora, dovreste avere nei vostri, nelle vostre cartelline alcuni fogli che somigliano a questo. Eccolo qua. Noi vorremmo cominciare, soprattutto per svegliarci, facendovi lavorare un Total physical pochino. approach. Forse è il caso di accendere un attimo le luci, poi magari per la presentazione quando facciamo il PowerPoint. Non so, poi non si vede il sito, ma non fa niente, non si vede, va bene. Allora, voi avete di fronte questi testi. Noi avremo bisogno per prima cosa di chiedervi, chi di voi non conosce il catalano, alzi la mano. Mai studiato, mai visto, mai parlato con un catalano prima d'ora, non so. Uno, due. C'è un bel gruppo di chi invece la stessa cosa per quanto riguarda il portoghese. Uno, due, insomma, abbiamo un gruppetto di cavie. Bene, molto bene, molto molto bene. Nutrito gruppetto di cavie. Allora, noi vi parleremo della metodologia EUROM e questo, dove sta? Questo è il manuale, questo è il sito. Però per prima cosa vorremmo iniziare facendo come se si trattasse di una lezione EUROM. Immaginiamo, chiaramente questo è un contesto un po' anomalo, però immaginiamo che voi siete la nostra classe, per farvi vedere più o meno come agiremmo, se non avessimo il fuso, insomma, se non avessimo, insomma, se non fossimo un po' stanchi, però come agiremmo con degli studenti. Quindi come dovrebbe essere una lezione. E per farvela vivere sulla vostra pelle, chiaramente abbiamo scelto delle lingue che non sono oggetto, no? Questo è Italian for Spanish Speakers. Noi oggi, ora vi facciamo fare catalano e portoghese perché abbiamo pensato che forse trovavamo qualcuno che non sapeva queste lingue. Invece, insomma, chiaramente nel manuale ci sono anche l'italiano, il francese e lo spagnolo. Perché? È un approccio, diciamo, simultaneo alle lingue romanze, di cui parleremo dopo, però adesso volevamo farvi fare un assaggino della metodologia. Allora possiamo cominciare. Cominciamo dal catalano o dal No, il portoghese? catalano, Fai tu? se ne Sì. è già qui. Bisogna forse spegnere un po'. No, vabbè, non importa. Il testo ce l'avete. Il testo ce l'avete. Diciamo che sul sito ci sono i testi, no? Quindi non vi sforzate, ecco, di guardare sullo schermo perché ovviamente con la luce non si vede niente, potete leggerlo sul cartaceo che dovete avere nella vostra cartella. Allora, Sì, appunto, grazie. Ecco. Allora, che cosa vogliamo fare? Innanzitutto, voi avete il testo davanti, avete il titolo del testo, in catalano ovviamente, ma avete anche un aiuto perché avete il testo tradotto nelle altre quattro lingue. Quindi la prima cosa che dovete fare è leggere il testo e il titolo e capire il titolo di questo testo. C'è qualcuno che non ce l'ha? Siccome credo che la maggior parte qui siano insegnanti, ovviamente vi chiediamo anche di osservarci un po' che cosa facciamo, che cosa fate voi, eccetera. Lo facciamo sentire. Adesso noi vi facciamo ascoltare il testo e voi potete leggere mentre ascoltate. Magari prima provate a guardarlo senza l'ascolto, poi ascoltandolo. Enterren en una capsa de patates Pringles les cendres del seu dissenyador. Els fills del dissenyador de la capsa de patates Pringles han decidit complir els últims desitjos del seu pare. Per ordre expressa de Frederic J. Baur, les seves cendres han estat enterrades dins d'un embolcall rodó de patates al cementiri de Springfield.
La resta de les cendres les guardarà el seu fill gran. Frederic J. Baur, nascut a Cincinnati fa 89 anys, era químic orgànic i tècnic de la indústria alimentària, especialitzat en investigació i desenvolupament de control de qualitat de la companyia Procter & Gamble Co. L'any 1966 va obtenir la patent de l'embolcall rodó i es va retirar l'any 80 segons fons de la companyia. Allora, adesso io chiederò a qualcuno delle persone che non hanno mai parlato con un catalano in vita loro, solo a quelli perché sennò è troppo facile, chiederò se può condividere con gli altri una sorta di traduzione. Chi è che vuole provare a tradurre il primo paragrafo, la prima riga, insomma, fino al punto, diciamo? Chi se la sente? Prego. In italiano, chiaramente, se è la sua madrelingua, se no anche in spagnolo, come qui siamo pronti a tutto. I figli del disegnatore della scatola delle patatine. Benissimo. Pringles, hanno deciso di eseguire gli ultimi desideri del loro padre. Perfetto. Allora, non ha sbagliato una parola. Allora, io vorrei sapere come ha fatto, quali sono le cose su cui ha avuto qualche dubbio. Cioè, mi sembra molto simile al francese, quindi conoscendo un pochino di francese, dubbi, forse capsa, però dal contesto, cioè le patatine Pringles, che può essere. E se upare, come ha tradotto, che non se fosse mai sfuggito? Del loro padre. Perché ha tradotto? Perché essendo italiana. Comincia els fills, e quindi è plurale, e quindi il loro padre. Complimenti e congratulazioni, perfetto. Non abbiamo nulla da aggiungere, questo più o meno me lo aspettavo, però proprio qualche dubbio ogni tanto c'è, invece questo è perfetto. Andiamo avanti, chi si la sente di fare il secondo paragrafo? Chi se la sente? Ecco. Ma lei è perugina. Sì, non vale. Quindi, per ordine esplicito di Frederic Baur, le sue ceneri sono state sotterrate in un contenitore rotondo di patate, di patatine, al cimitero di Springfield. Vabbè, e qui non c'è gusto però. Allora, io vi dico che a volte, non so se per tutti è stato così facile o qualcuno aveva qualche dubbio, qualche problema in alcune di queste frasi. Seves mi ha dato un po' di... cioè, però poi il contesto anche qui. Seves può dare problema, però effettivamente è stato tradotto correttamente. Però, come per essere un possessivo, è un po' troppo corposo, diciamo, per la maggior parte delle altre lingue. Ai francesi questo è quasi impossibile da comprendere perché fa interferenza con delle altre parole. Però gli italiani di solito ci arrivano. Hai qualcosa? Posso aggiungere? Per esempio, per gli ispanofoni è un po' un problema perché c'è l'articolo, no? E l'articolo davanti fa sembrare il possessivo un sostantivo, quindi spesso si possono perdere, no? Cioè, anche se il catalano è molto trasparente per gli ispanofoni, cioè a volte sembra un'altra cosa per quell'articolo lì e quindi confonde completamente. Vedo che state facendo veramente bene perché non è scontato. No, non è scontato. Tutto quello che avete detto, cioè anche imbolcar rodò, cioè anche se sembra molto trasparente, alcune persone rimangono impantanate, no, in questa parte. Cioè, e non tutto c'è niente di male, anzi... È molto interessante sentire dove ci sono i problemi perché sono quelli che aiutano. Speriamo di trovare qualche problema nei prossimi paragrafi. Vuole provare? Sì. Le spagnolo, però, volevo preguntare a che articolo le seves. Allora, lei dice perché. Parla in spagnolo. Ella dice che habla español, pero che ella non entiende qual è l'articolo che crea problema, no?
Entonces dice per ordine expresso di Frederick Bauer, les seves cendres, les, ese articolo, hace parecer seves, no un posesivo, sino un sustantivo, perché è più largo, además, es más, parece una parola llena, ¿no? In spagnolo come sarebbe? Sus cenizas. Es que en italiano, en catalán como en italiano, el artículo es necesario para el posesivo, pero para los demás no, ¿no? Para las demás lenguas. Bene. ¿Chi vuole fare un altro paragrafo? Prego, lo fai tú, pero qui questo. la resta del centro, esa parte sí. El resto de las cenizas las guardará su hijo mayor, Frederick Gebauer, que nació en Cincinnati y hace 89 años. Uh-huh. Era químico orgánico, técnico de la industria alimentaria y especializado en investigación, desenvolvimiento de control de calidad de la compañía Procter & Gamble. El año 96, ¿paro aquí? Sí, siga. El año que era, va a obtener una patente que lo embocó. Okay. Ahí ya no se llama embocó, ya me quedé. Entonces, no importa. Entonces, hagamos una cosa. No quédese con el micrófono. Entonces, vamos otra vez a comenzar desde Frederick Bauer. La última parte, el resto de sus cenizas, no hubo ningún problema, ¿no? Okay. Para los demás. Per gli altri non c'è nessun problema. Anche guardare può creare problemi, no? Problema, es decir, potrebbe creare problemi, però. Ah, no, guardare, come l'avete fatto? A chi sa lo spagnolo non vale. Perfetto, ma io ho un problema su guardarà perché non sono sicura che tutti l'abbiano capito, perché ho visto dei gesti che non erano così. Lei come ha tradotto? No, l'ho capito completamente, no, ma guarderà, penso a guardare, ma anche tenere. Okay. Su questo chi sa il francese o chi sa, non so, lo spagnolo, è facilitato perché vuol dire conservare, no? Ma pensiamo a guardaroba in italiano, no? Se non è... Ah, scusa. Ok, no. Ora se lo... Vabbè. Bene. No, quería decir solamente esto. Pero normalmente, digamos que uno de los grandes problemas... y ahora volvemos a usted. Uno de los grandes problemas en el contacto de estas lenguas, no, de las lenguas cercanas, son los famosos falsos amigos, ¿no? Entonces, este guardará para muchos, para alguien podría ser un problema, pero para muchos no. ¿Por qué? Porque el contexto permite desambiguar esta duda. Es decir, el resto de las cenizas las guardará el hijo mayor. Es decir, es absurdo pensar que el hijo mayor se quedará mirando las cenizas, ¿no? Sería absurdo que el texto tiene una coherencia interna y tenemos que tratar de respetarlo. No, pero es interesante porque lui da guardare è arrivato a capire tenere. Mm? Uh-huh. Mentre a volte in questa cosa gli italiani si possono bloccare. Andiamo avanti. Volvamos a la siguiente. Sì, continuiamo l'ultima frase. Guardare in spagnolo è tener, guardarla. Io guardo la sì. Però in italiano è in italiano. Io sé, in italiano è bene. Perché no? Sì. Uh-huh. Sì, sì, no. Sì, guardavo la stessa. Obeia, ok. E ora che... Non sapevi se la stessa. Però ora che... L'ultima frase. Possiamo tornare sull'ultima frase da Lani. Frederick. No, dall'anno. Quello l'ha tradotto? No. Sì, quello l'ha fatto, da invece dall'anno, a partire dall'anni... L'anno 1966 va a ottenere la patente, ahí che me quedé, l'embolcán. Gracias. Che l'anno 1966...
obtenido. ¿Segura que es 1900? Hola, 900, aquí dice 600. Ok, 1966. Obtener la patente, ahí me quedo del embolcat, no sé. Sí. Vuelva atrás. El año 1960 va a obtener la patente de la envoltura o del contenedor. Eso, del contenedor. Del contenedor redondo. Ajá. Y la va a... Y eso va a retirar. Y en el año 1800 la va a retirar según las fuentes o las informaciones, instrucciones de la compañía. Ok, ¿de quién estamos hablando? Entonces en el año 66 dice... En el año 66, ¿quién? ¿De quién estamos hablando? De yo creo que de Frederick Bauer. Ok, entonces en el año 66, Bauer, ¿no? ¿Qué hizo? Obtuvo la patente. Obtuvo la patente, muy bien. Del envoltorio de redondo, y después en el 80 lo retiró, lo cambió, no sé, le va a retirar. ¿Y en el... Sigue. Dice, y en los años 80, siguió las instrucciones de la compañía, Fonts. No, mire que hay una, entonces vamos, ¿qué es lo que crea problema? Entonces dice, en el 66 obtuvo la patente, ¿no? Y eso del contenedor. Okay. ¿Sí? Y entonces ahora tenemos una parte aquí que tenemos que entender, coma, según Fonts de la compañía. Eso lo había dicho antes bien. Okay. ¿Qué quiere decir según fondos de la compañía? Son los, son los fondos o reglas de la compañía. Según las formas o reglas de la compañía. Mire, ¿no? él está diciendo, en el año 66 pasó algo, ¿no? Entonces, sí. Que obtuvo la patente. Luego dice, y pasó otra cosa, coma, según qué. Las fonts de la compañía, es que fonts no se puede decir, fondos, reglas de la compañía o instrucciones de la compañía, no, ese no es. Fonts está como, no es fuentes. Las fuentes, está bien, entonces ¿se según. ¿Puedes decir en español las claro fuentes sí, de la compañía? Según las fuentes de la compañía. ¿Pero qué fuentes? Según. Nunca había escuchado eso. Disculpe, es que estoy confundida. Entonces, la compañía no tiene fuentes. Entonces ponle cuidado. Entonces dice, en el año 66 obtuvo la patente, ¿no? Sí. Y otra cosa que vamos a entender ahora, luego dice, hay una coma, dice según la compañía. Oh, ok, según la compañía. Según la compañía, según las fuentes de la compañía. Ok, las fuentes. ¿Sí? Pero tú ya lo habías dicho, lo que pasa es que no lo entendías. No lo di, pero todavía tengo dificultad con fuentes, porque yo no sé qué fuentes. Según la compañía, según okay, las fuentes según la de información que da la compañía. Oh, según las fuentes de información, ahora sí. De la compañía. Eso es castellano. Pero tú ya lo habías dicho. Ya lo sé. Vediamo se hanno capito anche in italiano. No, ma manca, yes, va a retirar. Lo so, è quello. Allora, volevo essere sicura che questo pezzo sia stato capito anche in italiano. Chi è che lo vuole riprendere, l'ultima parte, dall'anni? Chi se la sente? Ah? No, no? No? Nell'anno 66 avevo ottenuto la patente di questa scatola di Pringles, no? Uh-huh. E si è pensionato quando aveva 80 anni. Sì, perfetto. Sì. E poi secondo le fonti, secondo la compagnia, la ditta. Secondo fonti, le fonti, le risorse, sì, l'informazione della compagnia. Ecco. Quindi uno dei punti, diciamo per chiudere questa parte, è che la produzione, cioè la comprensione, è molto filtrata anche dalla produzione, da quello che noi riusciamo a dire, cioè trovare le parole per dire quello che abbiamo capito. È una cosa che mi stupisce, che è molto positiva, non avete avuto nessun problema con un terribile falso amico strutturale, se vogliamo chiamarlo così, va obtenir. Perché lui l'ha tradotto benissimo, ha ottenuto.
In realtà, insomma, questa è la forma del passato remoto catalano, una forma perifrastica, che però per gli italiani non è un grossissimo problema, ma per i francesi e gli spagnoli sì, perché confligge con la forma del futuro perifrastico. Quindi non è futuro, qui si capisce un po' col fatto che ci sono gli anni, no? Il passato, eccetera, però... Allora, io vorrei farvi notare una cosa, questo testo, queste persone che non hanno mai studiato il catalano, l'hanno capito tutto senza il bisogno di nessun aiuto. Giusto? È chiaro che c'è una progressione. Sì. Posso fare una domanda? Certo. Mi interessava un discorso culturale, the knowledge of the world, cioè la conoscenza del mondo. Se io so cosa sono le Pringles, allora posso più o meno capire qualcosa. 1996 so che è un anno, molto probabilmente è un anno, fa riferimento ad un anno. Procter & Gamble posso sapere cos'è. Questo mi può aiutare. Certo. Dall'altro punto di vista stavo pensando a certi paesi in cui non è prevista la cremazione e quindi le ceneri, quindi pensare che si possano mettere delle ceneri di una persona dentro un pacchetto, dentro un affare, insomma un tubo di Pringles, non lo accetto culturalmente, quindi non è più un problema. Interessante provare a fare questa cosa per esempio con qualcuno che non sa che si possono cremare i cadaveri. Certo. Le ceneri non le associo al fatto che una persona è morta e produce cenere, perché culturalmente non ci arrivo. Quindi quanto la conoscenza del mondo mi ha aiutato a capire alcune cose. Questo è, mi stavo chiedendo, perché qui per esempio tutti sanno cosa sono le Pringles, tutti lo sappiamo. E sappiamo per esempio che sono il pacchetto, che sono il tubo tondo. Non è successo. A me è successo una volta a una lezione in facoltà, ho fatto vedere questo testo e lo stesso esercizio, c'era un ragazzo africano che non lo so se lui non voleva partecipare all'attività semplicemente, però gli ho chiesto se sapeva che erano le Pringles e mi ha detto di no. Quindi automaticamente con questo testo c'è un riferimento molto preciso su cui intorno al quale ruota il testo e rimane tagliato fuori, ma questo vale per ogni testo, cioè i riferimenti sono talmente forti e talmente concentrati sulla conoscenza del mondo, effettivamente. Poi ci sono altri testi, e vedrete se avete l'occasione di sfogliare Eurom, che ci sono riferimenti culturali, ci sono riferimenti di informazione molto forti, che ci sono alcune persone che non lo conoscono, non conoscono queste informazioni e non riescono ad accedere al testo, anche se il lessico è trasparente. D'accordo? Okay. Allora, volevo dire due cose, le domande le facciamo dopo perché facciamo la presentazione prima, però per rispondere a questa osservazione di Roberto, noi forniamo il titolo, come vedete, sia sul sito che nel cartaceo è tradotto in tutte le lingue. Devo dire che potendo, quando si tratta di testi che non presentano grosse difficoltà, io non do la traduzione del titolo, però in generale serve proprio per questo inquadrare dal punto di vista culturale o comunque attivare una certa, alcune aspettative che poi verranno riscontrate nel testo. Qui ci sono tutta una serie di aiuti, sia disponibili online che sul cartaceo, voi l'avete nelle vostre fotocopie soltanto per quanto riguarda il testo portoghese, per il quale vi lasciamo divertirvi autonomamente, se ne avrete voglia, a casa, e vedrete che probabilmente con quei pochi aiuti che abbiamo dato, che in generale sono sovrabbondanti perché il manuale è rivolto a parlanti di tutte le lingue, tipicamente i francesi hanno più difficoltà nel comprendere i testi italiani, portoghesi, spagnoli e catalani. Non sempre, cioè la cosa è variabile, però gli aiuti sono sovrabbondanti. Per esempio voi qui oggi non avete avuto bisogno di nessun aiuto per capire questo testo. Questo ci dimostra
non che noi non serviamo a niente, bensì che l'intercomprensione è molto facile, è possibile, e che degli apprendenti all'inizio possono capire un testo che probabilmente non è un testo neanche di livello A2, è un testo più avanzato perché contiene il passato remoto, contiene tutta una serie di cose, per cui insomma, come input è un input complesso e autentico che si può fornire degli apprendenti sin dal primo giorno. Adesso cominciamo con la nostra presentazione. Dunque, noi vorremmo parlarvi, fornire una breve introduzione al concetto di intercomprensione. Ho stoppato le domande, però Barbara, mi raccomando, tenete in mente quello che abbiamo fatto, perché potreste avere delle critiche, dei dubbi, delle osservazioni. È una dimostrazione molto veloce. Cercheremo di parlare di strumenti per l'insegnamento, per l'insegnamento dell'intercomprensione. Poi cercheremo di presentare EUROM 5 e il suo rapporto con l'intercomprensione, specificando un po' la metodologia, l'approccio alla lettura. Se avremo tempo parleremo della grammatica della lettura, come la chiamiamo noi, e cercheremo di evidenziare vantaggi e limiti dell'approccio, possibili scenari per il futuro, tra cui l'esperienza pratica interessante che ha fatto Diego in Colombia e quindi con ispanofoni. Allora, che cos'è l'intercomprensione? L'intercomprensione può essere considerato un fenomeno oppure un ambito di studi. Come fenomeno ha a che vedere con gli individui, ed è un fenomeno spontaneo di comprensione fra parlanti di lingue diverse. È un fenomeno che avviene molto spesso. Io penso che qualunque persona, non so, spagnola, abbia fatto l'esperienza di capirsi molto facilmente con un italiano. Abbiamo livelli di intercomprensione più complessi, però l'intercomprensione è un fenomeno che è stato sfruttato nei secoli. Che è sempre esistito, e però è anche un ambito di studi, in particolare per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue, dove si cerca di sfruttare la vicinanza fra le due lingue e per vedere quanto queste due lingue possono essere mutualmente comprensibili. In caso di fenomeno, noi parliamo di comunicazione plurilingue in cui i parlanti si capiscono pur esprimendosi in lingue diverse. Nel caso dell'insegnamento, noi diciamo che chiaramente l'intercomprensione, allora qui devo fare una puntualizzazione, l'intercomprensione può essere vista, insomma, diciamo, quasi tutti i progetti europei di cui vi andremo a parlare fanno riferimento a questo tipo di intercomprensione in cui la produzione non c'è. Cioè io parlo italiano, tu parli spagnolo, ci capiamo, quindi non abbiamo bisogno di far intervenire la nostra lingua 1. Chiaramente questo tipo di definizione è strettamente legata al contesto europeo, in cui c'è un gran parlare quale lingua per l'Europa, e l'intercomprensione si pone come una possibilità. Cioè se le persone fossero effettivamente, gli individui fossero effettivamente plurilingui, il multilinguismo europeo sarebbe più facilmente gestibile. Chiaramente non è vista, almeno dal nostro punto di vista, come un'alternativa all'apprendimento delle lingue, e il lavoro che ci ha illustrato Clorinda questa mattina insieme a Marcus ci mostra che è possibile passare dall'intercomprensione poi alla produzione. Però noi parliamo di qui, ora, di un'intercomprensione basata su competenze parziali, che però è un qualcosa che sviluppa la diciamo, consapevolezza linguistica degli individui. Questo è già stato presente in quasi tutte le presentazioni che ci hanno preceduto,
con un focus abbastanza interessante sul processo, sui processi metalinguistici. L'obiettivo dell'intercomprensione è il plurilinguismo. Allora, l'apprendimento delle lingue basato sull'intercomprensione diciamo, è più efficace, anche se esistono molti progetti che si riferiscono all'insegnamento all'apprendimento di lingue che non sono imparentate. L'intercomprensione di cui parliamo qui adesso e di cui fa parte Euron è un'intercomprensione fra lingue vicine. Quindi c'è un forte interesse per la differenza linguistica che vengono poi messe a frutto, cioè il confronto fra le lingue, e l'interesse per un confronto fra le lingue e anche l'idea dell'esistenza di un continuum di cui parlava prima anche Barbara citando Pierre Scudé, cioè è un continuum linguistico che è molto evidente in Europa. Cioè, se noi andiamo, io faccio sempre l'esempio ai miei studenti, dalla Sicilia camminando, quindi fanno parte di questo continuum anche i dialetti. Dalla Sicilia io cammino e ogni paese ha un dialetto che è un po' simile a quello più vicino, fino ad arrivare, non so, adesso dico a Roma perché io abito a Roma, poi si va avanti camminando, arriviamo in Liguria, il dialetto ligure non è poi così lontano dal franco-provenzale e così via, cioè camminando io posso arrivare fino al Portogallo. Quindi è chiaro che c'è un continuum, io trovo una continuità anche geograficamente, fisicamente e spazialmente. Questo tipo di continuum è esistito, esiste tutt'oggi e dovrebbe essere in qualche modo sfruttato. Chiaramente poi si allarga, per esempio, in America Latina. Quindi le affinità linguistiche possono essere sfruttate e i principi base dell'intercomprensione sono, vado molto veloce perché sono già stati abbondantemente discussi, prossimità, sfruttamento della vicinanza linguistica, sviluppo delle competenze parziali. Non è vero che una persona che sa solo leggere in una lingua non la sa quella lingua. La sa, fa parte del suo repertorio linguistico ed è molto importante come tipo di competenza perché può essere estremamente utile. Trasversalità, questo è stato abbondantemente detto, quello che io so nella mia madrelingua, in un dialetto, in qualsiasi cosa, fa parte del mio repertorio linguistico e io lo posso mettere a frutto per imparare nuove lingue. È importante che io metta a fuoco, i nostri corsi sono soprattutto corsi, l'avete visto, la linguistica lì cioè era facilissimo, voi siete insegnanti, siete abili lettori, non avete avuto nessuna difficoltà nel comprendere un testo. Gli studenti non sempre sono così, hanno bisogno di affinare strategie di comprensione. E questo l'ho già detto, quindi vado avanti. Allora, l'evoluzione dell'intercomprensione. Allora, diciamo che per arrivare a tutto questo discorso dello sfruttamento di questo fenomeno che è conosciuto, cioè è largamente descritto anche nell'Ottocento, se ne parlava, insomma, diciamo con altri termini, no? Con mutual comprehension, ci sono tutta una serie di termini che vengono usati in passato. Diciamo che c'è stato un problema, c'è stato un nodo problematico soprattutto intorno agli anni 50 quando si è parlato di analisi contrastiva, no? E quindi si è buttato via il bambino con l'acqua sporca e quindi ora dobbiamo recuperare il bambino e buttare via l'acqua sporca, no? E quindi questa evoluzione, diciamo, le prime proposte nascono negli anni 70. E, operativamente i primi metodi sono degli anni 90
Eurum è uno di questi metodi, quindi si inizia con la comprensione di lettura e attualmente Eurum può essere considerato un buon inizio che può essere integrato con altre metodologie in fasi successive. Attualmente nel campo dell'intercomprensione è prevista anche l'interazione, quindi in qualche modo l'intercomunicazione viene prevista da dispositivi come la piattaforma di Galanet e in questo momento si sta lavorando diciamo in diversi sedi si lavora sulla comprensione orale, che ovviamente è più complicata. Ci sono dei progetti e ci sono delle ricerche in corso. E quindi, come dicevo prima, intorno agli anni 70-80 ci sono state le prime considerazioni teoriche, poi negli anni 90 sono nati Eurum 4 sotto la guida di Blanche Benvenis e l'équipe di Galatea e di Louise Dabene. In questo momento si è appena concluso Intermar, vero? Che era un progetto molto particolare, di cui Elisabetta vi distribuirà alcuni dépliant, che prevede diciamo, una metodologia task-based. Diciamo un progetto molto ampio perché coinvolge anche lingue non romanze, quindi è una definizione intercomprensione molto, molto larga. Si lavora sulla comprensione orale, quindi ci sono delle ricerche soprattutto da parte di Marie-Christine Jamais, da Eric Martin. Noi stiamo lavorando anche in questa direzione e poi ci sono tutta una serie di eventi sull'interazione orale che, come Formica che citava prima Clorinda, in cui c'erano in questo Formica, questo incontro di studenti Erasmus di diverse università europee, quindi c'è stata una formazione di 2 settimane in cui questi studenti si sono incontrati, quindi hanno avuto un'interazione orale di un periodo limitato ma comunque molto interessante. Probabilmente non si legge bene, ma vi riferisco alcuni risultati di questo progetto Red Inter, in cui Dépliant lo distribuisce Elisabetta in questo momento. È un progetto europeo che aveva come diciamo, principale scopo confederare i principali centri di ricerca sull'intercomprensione in Europa, vedere un po' che cosa era stato fatto, cercare di creare delle sinergie fra le università, e quindi uno dei risultati di questo progetto è stato una base dati con i progetti relativi all'intercomprensione. Si è potuto vedere, diciamo, è stata stilata insomma, questa lista, si è potuto vedere che così diciamo, a colpo d'occhio si vede che le lingue, la famiglia linguistica più coinvolta in queste pratiche sono le lingue romanze, cioè in assoluto. Per le lingue germaniche c'è qualcosa, per le lingue slave diciamo, si fa riferimento, ma non, effettivamente non c'è niente di interessante, e per le altre lingue diciamo che si coinvolgono altre lingue non come famiglie linguistiche ma come lingue isolate. Ovviamente c'è molto interesse verso la comprensione scritta perché è molto immediata, insomma c'è il canale favorisce insomma, la comunicazione in modo molto più evidente, e diciamo alcune metodologie coinvolgono anche la produzione scritta, la produzione orale, soprattutto nella lingua, nella L1. I pubblici sono fondamentalmente gli studenti universitari, alcuni si rivolgono a adolescenti o bambini, come quello che ha fatto vedere, l'ha fatto vedere te, vero? Sì, sì. Che era Itinéraire romain, sì.
Alcuni si rivolgono a studenti universitari, però diciamo che da questo quadro emerge una necessità verso pubblici, diversi tipi di pubblici, più diciamo progetti più specializzati con diversi tipi di diciamo con diversi tipi di testi, di materiali. C'è soprattutto un sito web, alcuni prevedono un manuale, un CD-ROM e altri tipi di materiali. Vabbè, questo ve lo riferisco velocemente. È stata creata anche una base dati che è relativa alle formazioni che vengono fatte a partire dal 2000 con queste metodologie, diciamo che emergono quelle più attive, no? Quindi Galanet, che è la piattaforma di cui vi parlavo prima sull'interazione scritta soprattutto, e poi le formazioni di Eurom 4, che era il manuale precedente a questo, era la prima edizione, poi Eurom 5 ha incluso anche il catalano, ve lo racconterà Elisabetta, e poi ci sono altre metodologie, Eurocom-ROM, Euromania, che è coordinata da Pierre Scudet, che è stato citato più volte insomma in questa giornata, poi c'è Galapro, Galatea, Itinere Roman, Interrom, UNI, Interla, diciamo queste sono quelle più attive. Per una maggiore descrizione, diciamo anche per accedere al link, perché quasi tutte queste metodologie hanno dei siti, vi invito a visitare il sito di Redinter, dove sono descritte queste molto meglio sono descritte queste metodologie. E ora passo la parola a Elisabetta, che vi descrive diciamo le principali caratteristiche di Eurom. Allora, come dicevamo, Eurom è stato uno delle prime metodologie per l'intercomprensione, tuttavia riteniamo che sia ancora attuale e può essere considerato chiaramente un punto di partenza, non è un punto di arrivo, nel senso che comunque è stato visto che per l'intercomprensione, soprattutto per quanto riguarda gli adulti, partire dalla lettura è un buon punto di partenza. E questo, diciamo, è confermato anche dalle attività che abbiamo visto, che sono state proposte dai colleghi che hanno parlato precedentemente. Eurom 5 è la continuazione, la riedizione di Eurom 4. Eurom 4 è stato ideato, cioè proprio la metodologia è stata ideata dalla famosa linguista Claire Planche-Benveniste, e avevano partecipato al progetto l'Università di Lisbona, Salamanca, Roma 3, Aix-Marseille, che era l'Università di Claire Planche-Benveniste. Abbiamo fatto una nuova edizione perché c'era richiesta di questa nuova edizione, che è stata finanziata dalla DGLF-LF, la Delegation à la Langue Française et Langue de France, l'Organisme International de la Francophonie e Roma 3. Chiaramente Eurom cosa propone? Un percorso di lettura in portoghese, spagnolo, catalano, italiano e francese. Si leggono articoli di giornale come quello che avete visto. Quali sono i tratti principali di Eurom 5? Allora, innanzitutto la rapidità. In 36-40 ore le persone arrivano ad un livello, diciamo possiamo considerarlo intermedio, di comprensione di testi scritti. Chiaramente l'obiettivo è soltanto questo, nulla di più. I destinatari affinché il percorso possa essere così veloce sono adulti, di solito con un buon livello di scolarizzazione, buoni lettori nelle uno, parlanti di una delle lingue target, cioè quindi devono parlare almeno una di queste lingue romanze perché il processo sia così veloce, se sono di madrelingua. Se la conoscono piuttosto bene, il processo potrà essere un pochino più lento, la utilizzeranno una di queste lingue romanze come lingua ponte.
tutti i testi e tutti gli strumenti didattici che vi abbiamo illustrato molto rapidamente prima, non so se avete visto che ogni tanto aprivo un pop-up di una finestra, ma comunque avete gli aiuti anche sul cartaceo per quanto riguarda il portoghese, sono frutto di sperimentazioni, cioè nei vari paesi noi abbiamo fatto numerose sedute di sperimentazione, abbiamo confrontato quali erano le difficoltà di lettura degli apprendenti e quindi abbiamo elaborato gli strumenti di aiuto per la comprensione del testo. Quindi la grammatica che si trova in fondo al volume è una grammatica non completa, ma è una grammatica che serve a capire questi testi che sono presenti in questo volume. Quindi il manuale è fornito, c'è una guida, c'è questa grammatica in fondo al testo, c'è l'audio e ci sono 20 testi per ogni lingua. Questi 20 testi sono 20 testi che possiamo chiamare annotati perché per ogni testo ci sono tutta una serie di strumenti di aiuto alla comprensione che vanno dalla traduzione della parola che è risultata incomprensibile per almeno un gruppo di apprendenti di uno di questi paesi presenti. Le traduzioni sono sempre fornite, come potete vedere nel vostro foglio, in tutte le lingue. Questo l'ho già detto. Perché abbiamo fatto, vediamo, non abbiamo avuto tempo, abbiamo fatto una dimostrazione molto rapida di dire perché c'è l'audio, perché si sente l'ascolto del testo. Però diciamo che la nostra esperienza ci ha mostrato che l'ascolto ad alta voce fatto da un parlante nativo, se in alcuni casi non serve assolutamente a niente, in molti casi aiuta la comprensione. Se non altro, in un approccio diciamo che vuole che punta soltanto alla comprensione del testo, serve anche per far sì che le persone non si fissino con un'idea, cioè che non leggano nella loro lingua, invece sentano come viene pronunciata la parola, perché a volte questo disambigua il significato stesso. Allora, quali sono gli strumenti, cioè diciamo le caratteristiche principali della metodologia? L'apprendente è esposto immediatamente a testi in una lingua che non ha mai studiato prima. Adesso qui vorrei sollecitarvi, chiaramente è stato un esperimento molto semplice. Chi ha fatto, ha provato a tradurre il testo, immagino che abbia detto, ma mi vergogno, non mi vergogno, ma in fondo io non l'ho mai studiata questa lingua, no? Io ho scelto le persone che non avevano mai studiato questa lingua. E questo tipo di sfida viene raccolta di solito molto bene dagli apprendenti. Perché si dicono, ok, non ho niente da dimostrare, io non l'ho mai studiata, non devo sapere delle cose, si lanciano in traduzioni che sono a volte molto interessanti. Ha a che fare questa metodologia, affronta più lingue simultaneamente, cioè tipicamente io se avessi continuato vi avrei fatto fare subito dopo il testo in portoghese, poi il testo in francese, poi il testo, adesso siete tutti, quasi tutti italiani, in spagnolo oppure in italiano. Quindi, dopodiché, avete visto che c'era il titolo tradotto in tutte le lingue, io vi ho chiesto di tradurre, l'ho detto così, era anche un po', insomma, molto semplicemente, ma cosa vi ho chiesto esattamente? Provate a tradurre ad alta voce. In realtà su questo discorso della traduzione c'è tutto una riflessione, non è la traduzione quella che noi facciamo fare agli apprendenti, non so se avete visto che io provavo, non avete avuto nessuna difficoltà, quindi c'è stato poco gusto, diciamo. Però chiedevo come sei arrivato a capire questa cosa, come hai fatto a capire, per esempio a lei non gliel'ho chiesto, però potevo chiedere perché hai capito che era plurale? Perché ha capito che era plurale? Sì. Quindi lei tramite il francese con la S è arrivata a capire che questa parola era plurale. Sì.
Perché facciamo questo tipo di lavoro? È una traduzione quella che viene fatta, noi la chiamiamo trasposizione in L1 e serve in realtà a condividere qual è il processo che porta alla comprensione del testo. Può essere confrontato col Think Aloud Protocol, che era un tipo di tecnica per verificare la comprensione di un testo scritto per altri fini più che altro scientifici. Però abbiamo visto che la trasposizione verifica la comprensione, no? Concretamente io vedo se avete capito, se no come fare, cioè a me basterebbe che voi mi diciate ho capito tutto, va bene così, però io verifico attraverso questo confronto, metto in comune, per esempio se qualcuno non arriva a capire qualcosa c'è qualcun altro che interviene. E quindi si condividono strategie di comprensione, no? Per esempio, se ci fosse stata una difficoltà su una parola, avremmo detto saltala e vai avanti, cosa che a un certo punto è venuto con Fuentes, ci siamo accorti che anche senza Fuentes il significato, secondo la compagnia, era quello. Quindi, possono emergere delle strategie che vengono condivise. Credo che sia importante fare una annotazione qui perché la questione della traduzione può riguardare molto il vecchio metodo grammaticale traduttivo, no? Quindi il rischio è che si torni indietro, si cada, no? In questa è la traduzione parola per parola e poi facciamo il verbo e poi facciamo no, cioè queste cose qua. Quindi e semplicemente sottolineo quello che diceva Elisabetta, che l'importanza in questo processo è la riflessione su quello che succede, no? Cioè perché hai capito, riuscire a ricostruire quel percorso di comprensione è molto più importante che arrivare a una traduzione corretta, una bella traduzione, cioè e poi a questo mi collego con qualcosa che si diceva, si commentava stamattina e che è stato detto da qualcuno, non mi ricordo esattamente da chi, però che parlava del lavoro nella propria lingua. Quindi quando io devo tradurre, quando devo fare questo lavoro, devo fare uno sforzo anche nella mia lingua, quindi devo ricostruire, devo trovare anche... devo fare questo lavoro di co-costruzione anche con gli altri studenti. Questo è molto importante, soprattutto per chi si vuole avvicinare, perché si può pensare che si torna semplicemente al vecchio grammaticale traduttivo e ci siamo risolti. Abbiamo risolto tutti i problemi perché non pensiamo più al comunicativo, non facciamo più queste cose, quindi... E quindi questo permette anche di osservare il processo di comprensione, cioè voi dovete mettervi come ricercatori in realtà, no? Per comprendere come funziona la testa dei vostri studenti. Sì, il discorso, insisto sulla traduzione perché appunto ci teniamo che non sia considerato un metodo traduttivo grammaticale, perché non lo è assolutamente. C'è anche molto l'idea del problem solving, no? Io, questo è il testo, comprendilo. E con tutti gli strumenti che hai, l'insegnante non interviene quasi per niente. E al limite cerca di suggerire delle strategie. E mette in evidenza quello che l'apprendente arriva a capire da solo. Oltretutto abbiamo, è stato ricordato, Claire Blanche Benveniste ci teneva tantissimo, il discorso, il diritto dell'approssimazione. Quando noi leggiamo in L1, molto spesso noi capiamo in maniera approssimativa. Tant'è che se poi ci chiedono di tradurre, fare una vera traduzione di alcuni termini, pensiamo a un articolo di economia. Leggiamo nella nostra L1, ci sembra di capire tutto, poi se qualcuno ci dice ma questo che cosa vuol dire... Non è detto che abbiamo capito proprio tutto. E questo discorso della comprensione che in L1 noi ci sentiamo liberi di comprendere in maniera approssimativa, poi all'apprendente invece no, l'apprendente deve comprendere tutto, ogni singola parola, 100% l'obiettivo della comprensione.
quando invece sia in produzione che in comprensione ci sono degli studi proprio di Claire Blanche Benveniste molto interessanti sull'approssimazione. Andiamo avanti. Allora, quali sono le specificità di EUROM 5? Chiaramente ci si basa sugli aspetti, linguistici, ma anche pragmatici, come ha messo in evidenza prima Roberto, della comprensione fra lingue romanze. Quindi, diciamo, si articola su tre assi che sono le cose principali. Quindi comprensione fra lingue romanze, processo di lettura, che viene molto messo in evidenza e studiato insieme agli apprendenti, cercando di far emergere tutte le strategie possibili, e contatto simultaneo fra più lingue. Allora, non so se ho tempo di far vedere tutta la presentazione, ma vorremmo saltare perché mi piacerebbe di più avere, sentire le vostre domande. Però il discorso della simultaneità qui è un po' fuori centro, nel senso che voi siete qui per l'italiano, for Spanish speakers. Però quello che io imparo in una lingua mi serve, proprio per il discorso della trasversalità, mi può servire per capire un'altra lingua. Per questo che noi forniamo le traduzioni in tutte le lingue. Perché, e molto spesso noi le forniamo prima nelle lingue altre e poi nella L1 degli apprendenti, per cercare di stimolare il più possibile il lavoro di inferenza. E quindi questo discorso di solidarietà, per esempio, fra lingue romanze è alla base dell'intercomprensione romanza, perché invece di essere, di considerarsi concorrenti, si può considerare che lavorare insieme per diffondere meglio lo studio di lingue romanze può essere anche un'idea. Aspetta. Sulla lettura non dico nulla, quindi... chiaramente il lessico molto spesso è trasparente in tutte le lingue romanze, il passaggio tra l'L1 e l'L2 può portare appunto a allenarsi e a cercare di sviluppare questo lavoro di inferenza tra le varie lingue. Qui vi volevo far vedere appunto esempi di trasparenza lessicale. Come vedete, questa frase, il concetto è definito dalla Convenzione di Ginevra, è assolutamente trasparente in tutte le lingue. Qui ci sono portoghese, spagnolo, italiano e francese. E qui abbiamo l'idea di continuum. Come vedete, non è distribuito sempre in maniera uguale. Per esempio, nella parola stampa, la stampa in italiano è isolato rispetto al significato delle altre lingue, imprensa, prensa, premsa, press. Per quanto riguarda, molto spesso nella penisola iberica, portoghese e spagnolo, le lingue si somigliano, come nel caso di primo, che si dice nello stesso modo, mentre in un modo molto più simile abbiamo catalano, italiano e francese per quanto riguarda così, cugino, cousin. In questo caso, nel caso di ieri, ontem in portoghese è isolato. E come vedete ci sono dei raggruppamenti molto interessanti, cioè le lingue si somigliano a gruppetti in maniera diversa, variabile da parola a parola. Per cui se io ne conosco una di lingua, capisco delle cose, se ne conosco due, le mie possibilità di comprensione raddoppiano. E poi c'è tutto il discorso della trasparenza diagonale, che è anche molto interessante, cioè nessun italiano non capisce la parola enfant, anche se è molto diversa dalla parola bambino, perché nella lingua, nel patrimonio linguistico, lui può pescare da altre parti, per esempio infanzia, infantile. Gli spagnoli capiscono la parola ginocchio e genou, che in spagnolo si dice rodilla, perché pescano nelle loro competenze e vanno a capire, come si dice, genuflessione.
e così via. Insomma, qui avrei tantissimi esempi da farvi vedere per far vedere quanto la competenza e la comprensione lessicale si estende, e quindi lavorare su più lingue e comunque lavorare su quello che una persona già capisce della sua lingua materna può essere molto positivo per quanto riguarda la sua comprensione di un testo. Vi illustro l'ultimo lavoro, cioè un'ultima riflessione su, chiamiamola trasparenza diagonale, ma qui c'è qualcosa di molto di più, e facciamo un piccolo esempio di comprensione col portoghese. Come vedete qui c'è una parola che purtroppo dal PowerPoint già capite tutto, se no ve lo facevo fare, però il Nigersaurus tacheti, che sarebbe un dinosauro, è già una stella, soprattutto per il suo aspetto in vulgar. Allora, questa parola in vulgar non è trasparente per un italiano, però neanche per uno spagnolo, ma entrambi molto spesso in sperimentazioni diverse, ci è capitato sia a me che a lui in Colombia, il percorso mentale dell'apprendente è questo. Capisce che c'è un prefisso, quindi in vulgar. Cosa vuol dire? Non volgare. Però si dice, certo, un dinosauro non volgare è un qualcosa che il dinosauro chic ancora non l'abbiamo visto. Allora, pesca nella sua competenza lessicale della sua lingua e gli affiora alla mente, per esempio, la parola divulgare, dove c'è di nuovo volgo, in un'altra accezione. E da lì quasi tutti gli apprendenti arrivano a capire, insolito, poco comune, che è il significato. Chiaramente ha fatto due tipi di lettura. Ha fatto una lettura dal basso verso l'alto, segmentando, che è una lettura che può essere sconsigliata, no? Perché la lettura parola per parola l'ha fatta, ha spezzettato e non è riuscito a capire. Allora poi ha avuto accesso alla sua competenza generale del mondo e della sua lingua, ed è riuscito a capire, con un percorso forse dall'alto, di comprensione dalle sue conoscenze enciclopediche al testo, ed è riuscito a vedere il significato di questa parola. Quindi ha risolto questo problema di comprensione. Io salterei tutto questo e vi volevo far vedere l'ultima tabella in cui abbiamo aggiunto l'inglese. È un discorso che è emerso molto di frequente. Chiaramente, come vedete qui, ci sono delle parole, si vede, sì, ci sono delle parole, azione, versione, estrazione, informazione, che in alcuni casi si vede che sono trasparenti. Nel caso del portoghese, pensiamo a sound, né la pronuncia né la scrittura ci aiutano a capire che è azione. Ma una volta che una persona ha memorizzato che questo suffisso, sao, significa quasi sempre è equivalente azione, la sua comprensione del lessico portoghese si trova automaticamente, non so, non sono brava in matematica, ma sicuramente moltiplicata in maniera esponenziale. Detto questo, non abbiamo modo di parlare del discorso della comprensione orale, però è chiaro che anche il discorso del fatto di ascoltare il testo è una preparazione alla comprensione orale, abitua anche a comprendere, a segmentare la prosodia, a individuare gli incisi e tutta una serie di altri benefici di cui vi parlerò un'altra volta, non so. E invece mi interessa dare la parola a Diego, che vi racconterà la sua esperienza con Eurom 5 in Colombia. Ok, allora. Un attimo dei limiti. Sì, e allora prima di parlarvi di questa esperienza in Colombia, volevo aggiungere qualcosa a quello che diceva Elisabetta con questi bridge che citava Clorinda stamattina, perché
Proprio con la sperimentazione, non era una sperimentazione, era un corso che ho tenuto in Colombia. Con questo corso ho scoperto, ho potuto individuare un'altra di queste chiavi, no? Che sono come delle chiavi di una porta, no? Che uno a un certo momento le fornisce, o gli studenti le trovano e si aprono automaticamente, no? le porte dei testi. E una di queste chiavi è stata l'articolazione, le preposizioni articolate in portoghese. È stato fantastico perché ho potuto vedere che quando sono riusciti, perché ci sono molte preposizioni articolate in portoghese, ora non facciamo una lezione di grammatica, però ce ne sono tante e possono creare problemi, ma quando gli studenti le riescono a individuare e riescono a capirle, si apre automaticamente un mondo e non hanno più problemi. Quindi diciamo che si sblocca tutta quella parte che all'inizio, al primo contatto, sembra molto, molto opaca. Quindi diciamo, è molto bello poter avere contatto con questo tipo di insegnamento, perché si possono effettivamente vedere questi processi che sono molto belli. Quindi vi racconto che cosa è successo a Bogotà. Io sono colombiano, sono entrato in contatto con questa università che si chiama Externado. È un'università che diciamo un'università privata molto prestigiosa, che si occupa soprattutto di giurisprudenza, di relazioni internazionali, diplomazia. Ci vanno molti politici, diciamo persone del governo, insomma, si sono formate in questa università, e sono entrato in contatto con loro e sono riuscito, diciamo, a proporre un corso quest'estate in Colombia. Siamo riusciti a organizzare, dopo tutta la trafila burocratica che potete immaginare lunghissima anche lì, siamo riusciti a organizzare tre corsi di 21 ore ciascuno, quindi corsi brevi, e ogni corso era in sessione da 3 ore. Abbiamo avuto un'ottima partecipazione, a mio avviso, perché hanno partecipato 26 studenti, e questo è molto interessante anche per chi si occupa dell'amministrazione, della parte amministrativa, con un costo molto elevato, a mio avviso, insomma, era l'equivalente di circa $450, quindi io credo che siamo stati fortunati che abbiano partecipato 26 persone, perché era soprattutto qualcosa di molto nuovo, cioè non era mai stato fatto in Latino America un corso ufficiale, diciamo, di Eurom 5 non era mai stato organizzato, quindi la gente è stata molto molto interessati, quindi si sono iscritti e hanno partecipato a queste tre formazioni. L'età, diciamo, il profilo degli studenti era intorno ai 25-50 anni, soprattutto adulti laureati e con specializzazioni. Alcuni erano studenti di dottorato, erano anche insegnanti, ricercatori della stessa università. Quindi è stato molto interessante, perché sono emerse delle necessità molto concrete, e questo è stato molto positivo. Tutti erano colombiani, tranne una studentessa che ho avuto l'onore di avere in Colombia, e una collega di Clorinda, che è venuta apposta a seguire il corso. È stato molto bello perché la sua esperienza era diversa dal resto degli studenti, perché lei è di madrelingua inglese e ha lo spagnolo come ha una buona competenza in spagnolo. E quindi anche la sua esperienza ha fornito, insomma, dei dati molto interessanti. E quindi tutte le persone che si sono iscritte avevano una motivazione molto forte, erano molto interessati allo studio delle lingue, però avevano bisogni anche concreti. In particolare loro erano, per esempio, lì i ricercatori, gli studenti, i dottorandi,
in giurisprudenza, fanno delle specializzazioni o dottorati in giurisprudenza. Il diritto colombiano si basa su quello romano e quindi erano molto, molto legati alla bibliografia sia italiana che quella francese. E quindi automaticamente, quando loro hanno seguito il corso, cioè durante il corso, dicevano: io sono sorpreso, sono contentissimo perché la mia bibliografia si è ampliata e potenzialmente, cioè la potenzialità, insomma, di questo metodo mi offre un aumento della bibliografia incredibile, che hanno potuto constatare subito. Quindi abbiamo fatto 3 ore, è stato pesante per loro perché 3 ore ogni sessione è stata di lettura in 4 lingue, è abbastanza impegnativa. Le prime 3 lezioni, quindi vi racconto esattamente che cosa è successo. E in tutte le lezioni abbiamo usato il manuale di Euron, e durante le prime 3 lezioni abbiamo usato solo Euron 5, quindi abbiamo fatto l'attività che avete visto, diciamo, in contesto, 4 testi per ogni sessione, quindi si iniziava normalmente, ho seguito un percorso, poi alla fine li ho fatti decidere, però normalmente si iniziava col portoghese, poi il catalano, l'italiano e il francese. La prima cosa che hanno notato era la differenza fra, da una parte, il portoghese, il catalano, e dall'altra parte l'italiano e il francese, che erano molto più difficili. Nelle ultime lezioni, le ultime 4 lezioni, quindi abbiamo avuto solo 7 incontri, i 3 primi incontri erano con il manuale, gli ultimi 4 incontri, ho proposto altri articoli di giornale, quindi oltre alcuni testi di Euron, ho proposto articoli di giornali che io ho individuato su notizie attuali. In particolare, una delle notizie, vi faccio un esempio, era sul caso Snowden. Mi sembrava molto interessante perché loro, essendo specialisti in relazioni internazionali e queste, diciamo, materie collegate, potevano essere più interessati. Quindi ho proposto la notizia del caso Snowden. La stessa notizia che era quando era rimasto nell'aeroporto di Mosca, quindi la notizia era la stessa, però scritta, non tradotta, scritta da diverse agenzie in queste lingue, quindi in portoghese, in francese, in italiano e in catalano. E ho chiesto agli studenti di lavorare sulla comprensione, quindi leggere questi testi in coppie, e poi ho chiesto di fare un piccolo articolo a partire da quello che avevano capito in spagnolo. Quindi loro hanno elaborato un articolo usando le fonti originali, perché questo in realtà è lo scopo, cioè poter usare fonti in lingua originale per elaborare, per rielaborarla, no? Quindi non abbiamo previsto, in Euron 5 non è previsto e in questo caso non era previsto, nessun tipo di domande di comprensione, perché diciamo che quello che volevamo fare era una situazione il più reale possibile nel loro caso, perché ovviamente loro devono scrivere articoli scientifici, quindi devono consultare le fonti di informazione in originale, quindi volevo vedere se erano in grado. Quindi le ultime 4 lezioni abbiamo lavorato in questo modo e sono riusciti a elaborare articoli in spagnolo sfruttando tutta l'informazione che loro riuscivano a comprendere. Poi ho proposto, alla fine del corso, ho proposto una serie di un questionario, sapere un questionario di valutazione, ed è stato molto interessante quello che hanno detto, quindi vi riporto alcuni commenti. Allora, per esempio, qualcuno ha detto se era questo, i materiali erano interessanti per questo tipo di per il corso, e dicevano sì, los artículos contienen información que logran captar la atención del lector, son noticias curiosas y las ayudas que tiene son muy puntuales, que ayudan a entender el texto en general. Cioè
aiuta la tipologia di testi, la tipologia di notizie aiuta a centrare, come si dice, a catturare l'attenzione. E poi ho chiamato questo placebo effect perché è molto interessante che molti hanno sentito la progressione dei testi come dal più facile al più difficile. In realtà l'unica cosa che cambia nei testi è la lunghezza, cioè i primi testi hanno intorno a 140 parole, gli ultimi hanno 350, 400, forse anche di più. Quindi non è stata fatta una selezione, non sono stati editati, non c'è stato fatto nessun'altra scelta se non quella della lunghezza per evitare di cominciare da testi troppo lunghi. Tuttavia, alcuni studenti, non solo questo qui, hanno sentito che la difficoltà aumentava e loro sentivano di una sfida più grande e quindi di riuscire a risolvere questo problema. Quindi si sono sentiti anche molto motivati per il fatto di sentirsi messi alla prova. E alcuni, per esempio, quali sono gli aspetti positivi, era questa domanda, che si dà molto rilievo all'apprendente, quindi l'apprendizaje fue guiado por el profesor, pero applicato e alcanzato direttamente por cada estudiante, tomando como base sus conocimientos, experiencias e interesse nel tema. Alcuni hanno dato anche importanza alla grammatica, anche se, e questo è importante sottolinearlo, la grammatica non è un elemento centrale, cioè non parliamo di grammatica se non quando gli studenti ne sentono la necessità oppure notano qualcosa di particolare e ne parlano. Cioè non facciamo una lezione sull'articolo oggi, sul passato domani. Quindi qualcuno ha detto poter leer noticias en esos idiomas, fabuloso aprender la grammatica di ellos, cioè de los idiomas, in gran medida por medio de la experimentación. Quindi una specie di apprendimento della grammatica applicato, no? Cioè non la teoria della grammatica, ma vedere come emergono questi elementi. E qualcuno ha detto che uno dei principali aspetti positivi è la semplicità del metodo, cioè è semplice. Non è complicato, insomma, apprenderlo. E altri aspetti sono stati appunto lo sfruttamento delle preconoscenze, il gruppo, non erano gruppi grandi, le materie, i temi, il lavoro in gruppo, perché abbiamo lavorato molto in gruppo per diciamo basandosi in un approccio costruttivista e comunque collaborativo. Ok, 5 minuti, finisco e vi do la parola per qualche vi do qualche minuto per le domande. Quali sono stati gli aspetti negativi? Il tempo, ovviamente erano poche lezioni, 21 ore abbiamo avuto soltanto, ma è stato molto, molto impressionante perché in queste 21 ore loro sono arrivati veramente a comprendere notizie, cioè gli articoli di giornali che io ho proposto non hanno causato nessun tipo di problema, anche se erano direttamente presi dalla rete e proposti in classe. Quindi loro effettivamente riuscivano a leggere e a rielaborare queste informazioni. Una cosa interessante, la riporto perché diciamo, riguarda molto il contesto in cui stiamo parlando, era una delle impressioni di Julie Weiss, che era la studentessa americana. Lei dice, qual è stato un problema, un aspetto negativo? Lei dice, l'aspetto che mi ha creato una sfida maggiore è l'hecho di non tener metas fijas in cada lectura. Hoy aprendemos cómo identificar los tiempos de los verbos en los idiomas, mañana aprendemos cómo funcionan los géneros en los idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Quindi come dire, uno schema, così può dire, un'abitudine di apprendimento molto, molto marcata. Lei dice, io non ho ritrovato questi elementi. E quindi in qualche modo gli studenti a volte non sono pronti a questo tipo di approccio. Cioè l'unica cosa che a noi ci interessava era comprendere i testi.
Cioè questo era quello di cui non, noi avevamo bisogno. Non c'erano altri contenuti grammaticali o di altro tipo. Quindi probabilmente questo deve essere molto più chiaro fin dall'inizio, che non ci saranno altri contenuti oltre allo sviluppo della comprensione. Hanno notato anche la velocità con cui si impara, lo sfruttamento delle preconoscenze e un aspetto molto importante che hanno sottolineato alcuni era quello della dell'autostima, che io puedo. Alcuni vorrebbero più livelli, quindi oltre a quello che abbiamo fatto, che cosa facciamo ora con quello che abbiamo imparato? Tutti volevano imparare almeno, cominciare a studiare almeno una lingua, e quindi ci mettiamo nella direzione di cui si parlava anche prima, si diceva, ma non li stiamo rubando gli studenti agli altri insegnanti di lingua, non li stiamo rubando, ma li stiamo portando più interesse, più attenzione, cioè questi studenti vorrebbero studiare una di queste lingue e questo diciamo penso sia un grande guadagno. E poi qualcuno ha detto con un buon presupposto di marketing uno potrebbe guadagnare molto dinero dando classi di intercomprensione. È una cosa realmente attrattiva per molta gente. Le conclusioni, Eurom 5 può essere una soluzione per necessità concrete come per questi studenti che dovevano consultare bibliografia molto specifica, è possibile integrare il manuale Eurom 5 con altri materiali, con task, 21 ore sono poche ore, ma può essere molto interessante per iniziare come un punto d'inizio. E sarebbe necessario fare maggiore ricerca sul il caso della lingua, di una lingua romanza come una lingua ponte, come nel caso della studentessa americana. E per il futuro c'è una necessità di sviluppo di nuovi strumenti, lo sviluppo dell'intercomprensione orale, perché l'oralità permette lo sviluppo delle competenze linguistiche anche di scrittura e di produzione, integrare Eurom 5 con altri strumenti per l'interazione, lavorare anche sulle piattaforme come Moodle o altre piattaforme di e-learning e poi altri sviluppi sul sito di Eurom 5. Grazie. So che è tardi, lo so. Allora, io avrei una domanda per Diego, cioè si tratta della comprensione, cioè della lettura, da che livello, cioè abbiamo sentito che gli studenti, cioè il prerequisito è solo, devono conoscere una lingua romanza, si parte cioè dal livello zero, seguendo i livelli europei, e si arriva fino a che livello, a 1, a 2, B1? Allora, io credo che... Ho ancora una domanda. Ok, allora le faccio tutte e due e poi cerco di rispondere. No, cioè poi mi interessa se i testi sono del materiale autentico semplificato o materiale autentico autentico, e la conoscenza delle lingue straniere dell'insegnante, cioè la tua conoscenza di tutte le lingue... Di queste lingue. Sì, di queste lingue, cioè a che livello è? Si tratta sempre di una conoscenza ottima o può essere una conoscenza B2? Ok, vabbè. Allora cerco di rispondere. Allora, la prima domanda era sulla... No, La prima domanda l'ho già dimenticata. No, era sul livello. No, è molto interessante perché secondo me tutti questi studi mettono, non ne smentiscono, però mettono in discussione tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni. Cioè non si può dare per assodato quello che viene detto nei documenti, non neanche nelle ricerche pubblicate. No? È molto interessante perché dire che una persona appartiene a un livello B1, arriva al livello B1, B2, esattamente noi non sappiamo che cosa vuol dire. Cioè se questi studenti qua riescono a leggere un testo che viene proposto normalmente per il B2, però se proponiamo un testo di un livello A1 e non lo capiscono, cioè non sappiamo che cosa vuol dire. Cioè
possono avere problemi, che ne so, con il portoghese possono avere problemi con i numeri, con i giorni della settimana, per esempio, con parole molto opache che non possono creare problemi. Cioè, questo è un discorso che ho affrontato con molto tempo, con molta serietà, però è una riflessione sui livelli può essere fatta. Cioè, noi non possiamo dire che chi, come i nostri studenti, gli studenti a Roma 3 che hanno, sono arrivati a un livello B1 dopo un'esperienza di questo, cioè non vuol dire che loro sono arrivati al B1 e hanno la 1 e la 2 in quella lingua. Cioè, loro possono confrontarsi con testi di B1, però non sappiamo come può funzionare con gli altri testi. Cioè. Questo discorso della 2 è cioè, sicuramente. No, non ti sei sbagliato, però va specificato. Allora, non è che sono arrivati a B1 e non hanno la 2, è che nelle certificazioni tipicamente, insomma, dopo un percorso Eurom 5 arrivi a un livello intermedio. No? Di lettura. Il problema è che negli esami di certificazione, se io avessi dato loro, io ho fatto fare B1, alcuni secondo me erano arrivati anche a B2 di comprensione, ma tranquillamente, però ho dato B1 per sicurezza, no? Per non frustrarli, e sono andati tutti bene, tranne un caso, che insomma comunque è un caso su 18 persone, che non ha avuto il B1 in tutte e tre, no, tutte e quattro le lingue che ha fatto. Però il discorso è che se avessi fatto fare loro la certificazione in A2, i testi che vengono usati per il B1 sono articoli di giornale, quindi era qualcosa che loro avevano molto ben presente, perché si erano allenati. Se gli avessi fatto fare A2, cominciava a esserci la lettera, la cartolina, quindi una tipologia testuale che, sulla quale potrebbero aver avuto, avrebbero potuto avere difficoltà. Eh? Non l'ho fatto, quindi non lo so, però cioè, è chiaro che va valutata la cosa. È un discorso molto complesso che si rifà al fatto che noi stiamo lavorando sulla valutazione. Però queste persone che non avevano mai studiato la lingua, è chiaro che io non posso dire che partivano da zero, perché un italiano in spagnolo non parte da zero, per esempio. Però è chiaro che non era B1, perché se io avessi proposto un testo complesso all'inizio avrebbero avuto difficoltà. No, è autentico. Ecco, quindi per rispondere alla seconda domanda, quindi il materiale è stato preso e diciamo, certo, sono state eliminate, cioè abbiamo fatto un corpus molto ampio, alcuni testi sono stati eliminati perché non erano pertinenti, cioè per l'interesse, per l'interesse che poteva suscitare, per diversi motivi. Anch'io, quando ho scelto questi articoli per proporre agli studenti, non ho potuto scegliere qualsiasi testo, perché ovviamente ci sono innumerevoli motivi che non si possono, per cui non si possono proporre. Non lo so, parlare di religione non mi sembrava il caso, parlare di temi troppo locali, cioè che ne so, la notizia pubblicata in Italia su, che ne so, sul governo italiano, cioè non, quindi alcuni testi non possono essere proposti, però i testi sono così come sono scritti, tant'è che alcuni hanno anche degli errori di coerenza, che all'inizio dicono una cosa, poi alla fine ne dicono un'altra, ed è molto interessante perché gli studenti, quando se ne accorgono, fanno anche un processo di comprensione molto, molto, molto interessante, insomma, dicono, ma come, non aveva detto all'inizio che non si poteva fare, ora dice che si fa. Cioè, e questo l'abbiamo notato via via, diciamo, facendo questo lavoro. In quanto alle mie competenze linguistiche, io conosco lo spagnolo e come potete vedere l'italiano, sul portoghese, il catalano e il francese, diciamo, ci sono diversi livelli di comprensione, però non produco praticamente nulla. Per quanto riguarda la competenza, questo tipo, è chiaro che noi non chiediamo all'insegnante che vuole diventare un formatore Eurom di conoscere quattro lingue romanze,
dopo un po' arriverà a capirle, ma non è tanto la competenza nelle lingue che serve in questa metodologia, ma la competenza nelle strategie. Anzi, se tu hai avuto difficoltà, se tu hai difficoltà in queste lingue a capirle, sarai più bravo a suggerire delle strategie per comprendere il testo. Quindi diciamo, quello che serve almeno in questo tipo di discorso di solito è una lingua di comunicazione. Non so se avete visto, quando ha fatto la sperimentazione la signora ispanofona, io ho fatto parlare lui perché era più in grado di elicitare strategie. Quando parlavano italofoni l'ho fatta io, lui sarebbe stato perfettamente in grado, mentre io invece sullo spagnolo meno, perché avere una lingua in comune per confrontarsi, per cui potrebbe essere anche l'inglese, voglio dire, cioè, se quella è la lingua comune in quel momento, può essere, cioè, è utile per far tirar fuori tutte le strategie di comprensione possibile. Dunque, la mia domanda era questa, mi avete risposto, perché appunto vi chiedevo se i testi erano progressivi, invece appunto, se ho capito bene, variano soltanto in lunghezza per i motivi che avete spiegato, insomma, ci sono varie componenti che ti facilitano a leggere un testo. La mia domanda era che generalmente quando noi siamo esposti ai testi anche in varie lingue ci sono anche delle informazioni extralinguistiche tipo le immagini. Allora mi chiedo, per sfogliando il libro, visto che sono solo tutti i testi, mi chiedo se è una scelta mirata per in un certo senso far focalizzare per sadismo. No, perché nella realtà, no. Nella realtà anche gli articoli non è che li vediamo senza immagini o qualsiasi e molti altri tipi di testi, no? Molto spesso quelli ci possono aiutare, per esempio nell'articolo delle Pringles, chi non conosce le Pringles, se c'era una foto, forse qualcosa poteva anche aiutare, no? E allora mi chiedevo questa vostra scelta di togliere... Allora, non togliere, cioè la scelta era anche editoriale, diritti d'autore, immagini. Certo. Sul sito abbiamo pensato, ma non è stato ancora fatto, in alcuni casi di mettere delle immagini. Laddove per esempio una traduzione sarebbe impossibile, succede, no? Diciamo, proprio per ci rivolgiamo ad adulti, vogliamo sviluppare delle capacità di lettura. Io non avrei nulla in contrario con le immagini, però era un qualcosa in più e abbiamo, insomma, proprio perché poi dipende dalla tipologia del genere, sì, no? Cioè, sì, era, dire, chiaramente se estrai da un libro lo capisco, ma da un articolo a volte o un'altra tipologia di testo molto spesso sono sempre affiancati da che aiutano, no? In qualche modo a contestualizzare. Questo è quello a cui gli insegnanti sono abituati, no? Cioè, nel senso che e va fatto e si può tranquillamente fare. Nella realtà. Nella realtà, abituati. No? Cioè, sì. Cioè, tirar fuori tutte le informazioni possibili anche dalle immagini. Mm-hmm. Noi questo, insomma, si è deciso di non farlo per focalizzarci sulla lingua, perché questa metodologia ti abitua a sia a lavorare, diciamo, dal basso sugli aspetti proprio a volte morfologici, linguistici del testo, sia dall'alto però sulla conoscenza, diciamo, extralinguistica generale a cui si può accedere. Però nulla vieta, diciamo, il problema proprio di non avere le immagini sul cartaceo è contingente, no, editoriale, diciamo così, però... Volevo dire, dalla mia breve esperienza usando Urram per insegnare, appunto, non mi manca l'illustrazione, cioè siamo così concentrati sul testo che in qualche modo, e anche con... i pezzi ausiliari per la grammatica, per la traduzione in varie lingue, insegnando il testo, gli studenti con i libri, io usando appunto quello che riesco a proiettare. E praticamente quello che mi sono, quando tu hai parlato appunto delle Seves, sì,
sapendo chi avevo come pubblico, ho visto che lì appunto gli ispanofoni guardavano quella cosa senza capire, però chi sapeva l'italiano, allora io ho detto agli italiani, allora traducete questo, come funziona? Allora loro hanno capito subito, articolo, aggettivo possessivo, e, allora, e poi ho detto agli spagnoli, perché avete difficoltà? E loro hanno capito subito, perché in spagnolo non c'è l'articolo. Quindi lavorando in classe così, con questi vari gruppi, io conoscendo le loro competenze linguistiche, sono riuscita ad animare abbastanza e farli lavorare in modo molto collaborativo. L'illustrazione non... Sì, è vero. È un po' una No, ma tant'è che poi quando io ho proposto i testi, quando ho proposto gli altri testi, non si sente. Quando ho proposto gli altri testi, quelli che ho scaricato da internet erano accompagnati da immagini, quindi erano, diciamo, ho cercato di rispettare, non tutti, alcuni non ce l'avevano. Quindi sì, è molto interessante insomma anche questa riflessione. E volevo aggiungere anche qualcosa su il catalano. No, una cosa molto bella, diciamo, io mi emoziono particolarmente con questo lavoro perché è bellissimo. E soprattutto vedere all'inizio che tutti non vogliono, dicono no, ma io non capisco, non so, sono un po' diffidenti, cioè molti studenti, io mi sono trovato con molta diffidenza, alcuni con le braccia incrociate all'inizio, insomma, e poi quando cominciano a lavorare soprattutto, ma soprattutto quando cominciano a lavorare in gruppo, quando li ho fatti lavorare in gruppo, era molto bello sentire che cosa dicevano per arrivare a comprendere le discussioni che si creavano e cercare di capire la coerenza del testo. Dicevano no, ma io ho capito questo, ma il testo non può dire questo perché l'ha detto prima di no. Insomma, tutte quelle discussioni sono molto belle perché è uno sforzo cognitivo molto, molto forte. In quel momento si sta attivando tutto un meccanismo semiotico che abbiamo, di cui siamo dotati gli esseri umani per natura. Quindi non ci si concentra più sul fatto che stiamo studiando il catalano, il portoghese, il francese, ma sul testo e sul significato. Quindi cerchiamo di arrivare al succo, no, del testo, non pensando che stiamo comprendendo una lingua che non abbiamo mai studiato.